sono appena arrivata a Londra, dopo 3 mesi che non venivo qua in questa città. Io volevo solo condividere con voi, raccontarvi la sensazione che sto provando. Cioè, mi sento proprio... Aspetta. Mi sento proprio tanto, troppo felice di essere qua. E ho una super sensazione piacevole. Ne faccio 4 giorni e adesso faccio un po' mente locale. Come sono tornata? Allora, sono così felice di essere qua, forse l'ho già detto. Praticamente una mia amica, abbiamo lavorato insieme in tapas, insomma mi ha ospitato, mi ha offerto la sua camera. Lei è troppo generosa, ma rimango veramente impressa dalla sua generosità. È sempre stata, qualsiasi cosa tu hai bisogno, tu parli con lei e lei trova sempre una soluzione. Anzi, è stata anche lei che mi ha trovato la camera dell'ultima casa dove ho vissuto, a Camberwell. Insomma, lei mi ha ospitato a casa sua. Siamo stati insieme a chiacchierare un bel po' e adesso io vado a fare un giro, vado verso London Bridge, la mia zona di conforto dove ho vissuto, ho lavorato per tantissimi anni. Vado a trovare amici, poi credo di andare in un ristorante molto bello e voglio farvelo vedere. La temperatura è abbastanza piacevole, non fa caldo né freddo, il cielo grigio, super grigio come al solito, che devo dire che non mi manca per niente, però questa è una città speciale, amo Londra. Andiamo di qua via Bank. Dove andiamo? South? Non so, l'ho persa. Qua andiamo a Stockwell, andiamo a London Bridge. C'è una cosa che qua in città, a Londra, proprio... Aspetta che paghiamo, sto uscendo. C'è una cosa che proprio qua a Londra è un problema. E vabbè, anche a San Paolo, anche nelle grandi città dove le persone lavorano, il problema è sempre quell'odore di... Chi non usa deodorante, è abbastanza pungente la cosa. Adesso andiamo qua in questo negozio e voglio comprare un rossetto della Elf, che in Italia non c'è Elf, e uno struccante in salviettine che mi sono dimenticata. Questo qua, questi rossetti hanno una bellissima formula, mi è piaciuta tanto. Ho comprato questo che è fatalità Shameless. Shameless, senza vergogna. Compriamo questo rossetto senza vergogna. Ecco qua, London Bridge. Mamma mia, sono passati 3 mesi e sembra che non è passato niente. Sembra ieri che ho lasciato questa città. Quel palazzo là nuovo che si chiama, c'è una terrazza adesso che si chiama Horizon 22, che volevo anche andare a visitare, però avevano un posto libero solo per novembre e mi sembra che l'hanno costruito in 2 giorni. Quando sono andata via da qua non c'era ancora. Ecco là Tower Bridge, questo ponte qui in bicicletta l'ho attraversato per 4 anni. Sì. Mi sento tanto a casa in questa città, non so come mai. Ogni volta che vengo qua mi sento bene. Arrivo qua in questa città meravigliosa e quello che mi viene in mente è che non mi voglio fermare. Oggi per me è proprio, non so se lo provate anche voi, andare in aeroporto in aereo mi fa provare delle gran belle sensazioni, questa sensazione di libertà, camminare, vedere cose nuove, cose grandi,
mi provoca un immenso piacere. Volevo intanto ringraziare che siete qui, che state guardando questo video. Volevo chiedervi se vi piace, se potete iscrivervi per favore al mio canale. Ci saranno altri viaggi, tanti altri viaggi prossimamente e voglio condividere con voi, voglio farvi vedere. Che bello questo. Bevi e mangi, tipo un pub. Ho una fame. È chiuso o è aperto? Buono. Questo cos'è allora? Porchi belli, no? E qua i fagioli? Sì, mamma, e questo cos'è? Feta cheese. Feta. E poi c'è il guacamole, la margherita. Questo. Tutto buonissimo. Buono. Guarda questo, churros. Mamma mia. Troppo buono. Buono. Sono piena e ubriaca. Guarda questo casco, che carino, l'hanno dimenticato qua. Non lo posso prendere? Sì. Che bello. No, dai, lo lascio qua. Magari qualcuno l'ha dimenticato, torna a prenderlo. Poi ho una testa con 60 centimetri. Bermondsey Street. Ho lavorato qua 5 anni. Per voi che siete nuovi qua in questo canale, ho lavorato qua 5 anni in questa stradina che si chiama Bermondsey, in un ristorante spagnolo, dove adesso sto andando a trovare i miei amici. Ho fatto belle amicizie, ho conosciuto delle persone meravigliose qua. Bello, bello essere qua. Feels like daydreaming, no I sit down. None, I love my life, sarà Gigi, ma non è ciambu. The chemistry is I know what that. Sono appena le 10, sono distrutta. Vi saluto, ci vediamo domani. Buonanotte. Hindurossel temata, non amke tonno. Non immagino don che sungan, senga che gongi we. Uri tu sai io telepathy. Scusate, oggi come avete visto nel titolo del video vado a vedere finalmente l'esposizione di questa artista meravigliosa. Stavo cercando un angolo tranquillo, c'è tanta gente qui a Borough Market ovviamente. Yayoi Kusama, penso che, spero che si pronuncia così il suo nome, Yayoi Kusama. Oh yeah, why can't we just meet tomorrow? 아직도 난 아직도 날 찾고 있어. 매일매일이 난 네 생각 받아 잠들어. My heart is beating for you. Waiting, waiting, 널 헤매이고만 있어. Ero qui, stavo facendo passare un po' di tempo, è arrivato il momento. Registrerò dell'immagine con questa camera, però non dico niente perché ci sarà altra gente e spero vi piace.
questa sala ci sono due, due stanze che, e c'è la coda. Chissà quanto possiamo stare dentro. Andiamo a vedere. La sala è troppo bella, devo dire che mi sono proprio emozionata, e volevo stare lì dentro per sempre. C'è anche dell'acqua, è bellissimo, è piccola ma è bellissima. Qui nell'esposizione ci sono delle foto bellissime di lei giovane che fa sempre queste palline colorate nel corpo delle persone, vedi, in stanze con lo specchio. È una bellissima esposizione. Trovo che lei sia un'artista meravigliosa. E questa è la mia prima volta, è la bellissima terrazza al 10° piano del Tate. Guardate che meraviglia! Qua abbiamo The Shard. Guarda che meraviglia, che giornata! Ecco, questo video lo finisco qua. Adesso vado a fare una passeggiata e voglio stare un po' fuori della telecamera, vivere un po' questo momento. Spero vi sia piaciuto questo video e cercate di prenotare la mostra di Kusama, perché è bellissima, vale veramente la pena. Ci vediamo alla prossima, ciao!